Buonasera! Mi trovo stranamente a Milano, però questa volta sono con Jimmy per un weekend ricco di eventi, emozioni che si svolgerà tra Milano e Torino. Non vi anticipo nulla perché vi porterò con me e le vivremo tutte insieme, come una grande famiglia. In questo momento mi trovo in hotel e ragazzi sono su un balconcino che sarà un metro per un metro, a tipo, siamo al quinto piano, no? 5 piani da terra. Cioè, ma io vi farei vedere, cioè, fa paura. Cioè, meno male non soffro di vertigini, però, vabbè. Dopo questo inizio di vlog ad alta quota, noi adesso stiamo andando a cena. Andiamo a cena da Beato Te, che mi fanno la pizza senza glutine più buona che abbia mai assaggiato. E Jimmy può assaggiare quella con tutti i 10.000 impasti, alla canapa, alla quinoa, eccetera. Quindi, al la vuoi al carbone? Non ti vuoi gonfiare? Fai bene, così ne assaggi un'altra. Io ho questa tutina. Non mi chiedete ragazzi dove compro i miei vestiti. Cioè i miei vestiti derivano sempre da outlet, quindi sono vecchi di 3-4 stagioni. Quindi, cioè, non potrò mai fare la fashion blogger in questo senso. E niente, adesso ho chiacchierato abbastanza, quindi possiamo andare a mangiare la pizza. Pizza! Mettilo il focus. Pizza, pizza, pizza. Sì, pizza, ma così ti pare, sa? Se ci fosse l'omino di Jimmy che ti porta. Mi era mancato Jimmy, ma sì. Questi pomodori secchi, ma che bellezza. L'ho presa per quello, sai. Oh, ok raga, mi sa che oggi con i grassi ci siamo. Mi sa che questo non si può dire però. Non ti senti un po' milanese? No, quella mi sento un po' turista, però. Un po' turista. Sì, effettivamente con Google Maps in mano sei poco milanese. Eccolo. Bello. Allora, pizza come al solito fantastica. Noi siamo ritornati in centro perché abbiamo l'hotel praticamente a Belera, però abbiamo deciso di scendere due fermate prima di metro e farcela a piedi, anche per digerire un po', vero? Bah. Bah, no. Io sì, io ne ho bisogno, sto rotolando. Sì, Jimmy voleva un'altra pizza, gli ho detto, senti, io non ce la faccio un'altra, è delusione. Andare da Beato Te, una volta ogni morte di papa, e dove prendere una pizza. Una pizza! Fai un bis! Solito esagerato. Comunque domani la sveglia è presto, alle 7, perché alle 9 abbiamo un appuntamento molto importante. Che fai, scappi? La sveglia alle 7. La sveglia alle 7. Bisogna fare colazione con calma, perché poi bisogna fare la cacca. Che lo dite voi che la deve smettere di dire queste cose tutte le volte. Vabbè, ma è vero. Tu non la fai? Ma te fatti cavoli tua. Stitico. No, guarda, su quello proprio. Quindi buonanotte, noi adesso torniamo in qualche modo a casa. Boh, non si sa la strada. Buonanotte all'Italia. Buongiorno, allora oggi colazione in hotel. Quando viaggio a colazione in hotel, praticamente io mi porto i miei mix, faccio avena e semi e noci, e poi prendo uno yogurt e la frutta e faccio tutto il mappazzone. E basta, la colazione salva. Poi io, Jimmy. Io bevo un po' d'aranciata. Sì, appena finito uova e bacon. Sì, è vero. E sta già premeditando? Ora con calma si va sul dolce. Un croissant, un pezzo di torta. Olè. Ciao. Ore 8 e un quarto, 8 e 25, in realtà siamo in ritardo. Stiamo andando ad un evento che si terrà a Piazza Affari. E è molto importante e interessante per me perché si parlerà di media e influencer marketing, quindi tirerò fuori il mio bel registratorino e registrerò per creare contenuti ulteriori per la mia tesi. E poi una piccola sorpresa
che scoprirete dopo, che scoprirò anch'io dopo. Comunque, ora andiamo perché siamo in ritardo. Siamo arrivati. Sto iniziando a farmela sotto. Iniziamo subito il nostro viaggio nel mondo del lifestyle 4.0 parlando di una realtà che è entrata nelle nostre vite da relativamente poco tempo, ma che sta prendendo piede ad una velocità impressionante. E già oggi possiamo dire che praticamente non esiste più nessun settore che non ne stia approfittando. Sto parlando dell'intelligenza artificiale AI. Per la premiazione che verrà raggiungere sul palco nuovamente il CEO della Camera di Commercio Italo-Germanica, Jörg Buch, ecco, che arriva, e procediamo alla premiazione. I primi due Lifestyle Influencer Award di quest'anno vanno a due figure femminili. Facciamo quindi un fortissimo applauso a Silvia Fascians e Giulia Calcaterra. Complimenti. Andiamo solo a presentarle velocemente. Silvia Fascians è una fitness influencer, lei è riuscita a combattere il disturbo alimentare grazie al fitness e la rivista Donna l'ha inserita tra le top 10 fitness influencer al mondo. Questo è il tuo applauso, Silvia. E oltre all'award, ti potrai godere uno splendido weekend in una altrettanto splendida struttura NH Collection. E sarai anche accompagnata da uno splendido bagaglio da cabina griffato Roccato, che è uno dei nostri sponsor. L'evento è andato benissimo, sono stracontenta. Adesso, siccome lì c'è tutto il light lunch, io ovviamente non ho la possibilità di mangiare, ho ordinato da amico Salvatore Fit Food il pranzo, cosettine grigliate, tonno, in realtà ne ho ordinati due. E questo c'è anche il riso venere, quindi me lo metto nel piatto e vado lì e faccio un po' di networking. Vedi? Il consiglio di prendere un piatto per metterci la roba? Bravo! E anche oggi il pranzo è risolto. Tac! E ora adesso andiamo lì a parlare di progetti. Corri! Corri, Forest! Bello. Corri! Non c'hai pantaloni, ma c'hai il vestito, scusa, Io sono pulita. Sì. Adesso sono le 13. Adesso sono le 15:23. Aspettiamo 7 minuti, scendiamo, prendiamo la roba. E poi alle 4:15 ripartiamo perché devo essere alle 5:15 pronta per l'evento di Adidas. Ragazzi, siamo su una navetta Royal. Nemmeno a casa mia c'è il divano indipendente. Ci siamo cambiati in 5 minuti, abbiamo aspettato mezz'ora, quindi ora sono in ritardo. Quando potevamo farlo in mezz'ora. Ovviamente. Ora siamo in ritardo e a me cazzeranno. Yeah. Siamo arrivati al Run for the Oceans, questo stand sotto i 50 gradi del sole di Milano. E adesso, insomma, devo fare un po' di briefing e parlottare e iniziare. Arrivo! Eccomi, ciao! Ragazzi, corsa finita! Non giudicatemi o giudicateci! Non ci siamo lavati, ci siamo cambiati perché sono le 9 e vogliamo andare a cena. Qui dentro, questo box, Jimmy sta litigando con le zanzare, si sta cambiando la Vale che adesso ci porta a mangiare la carne. Ah, che bello, non vedo l'ora ragazzi, ho una fame assurda. Alla fine ho corso 4 km, ho fatto 3 giri. Quindi niente di trascendentale, abbiamo anche iniziato a correre alle 8 di sera, dicevo sonno e no, c'avevo fame, quindi questa è la mia canzone preferita ragazzi, questa è la mia canzone preferita. Jimmy odia essere sporco, vi giuro, lui si fa 4 dolci al giorno, tanto che ogni volta arriva lì mi dice ma tu non ti lavi e io...
Oh, questa sera sono con le mie due persone preferite. No, Jimmy, dimmi. No. Cucciolo. Si mangia. Oddio, spettacolo. Ciao raga. Sto sbavando. Ragazzi, che bello. Cioè, per me queste sono le serate davvero belle. E guardate che menù assurdo. Siamo da Il Macellaio da Milano e hanno fatto questo menù. Ina. No, sì, grazie. Le perle. E qui. Sì. Wow. Grazie. Grazie mille. Boh, cioè, aiuto. Ah, quando fanno il colloquio gli chiedi scusa puoi anche. Vai. Ci sono io, sono il più estetico. Che profumo questo. Questa insalata di pomodori con la cipolla è fenomenale. Cipolla. Cipolla. Cipollotto. Vai a letto verso di scià. Dai, non mi giudicare. Ti giudico come fai schifo. Madonna. Che te stai lontana da me. Che palle. Sera. Vabbè, adesso mi lavo. Ma non posso farmela domani mattina, mi devo lavare i capelli. No. Anche. No. Tra fai ore piuttosto dormi sulla tavoletta del cesso mentre ti asciughi i capelli. No, ora non mi lavo i capelli. What? Eh no, pure no, Jimmy, cioè piuttosto mi suicido. La finestra è lì. No. Vabbè ragazzi, è 1:30, noi domani mattina abbiamo un'altra sveglia presto, quindi noi ci vediamo domani, buonanotte. Vuoi andare a lavare? Sì. Che palle però.